Allora. Insomma, è avvenuta questa elezione in ore insolite, in un momento insolito della giornata, e ha portato a questo risultato. Io ringrazio molto quelli che mi hanno supportato, ma anche quelli che non lo hanno fatto, perché in fin dei conti è sempre, secondo tradizione, una competizione molto garbata, se così posso dire. Non ho molto da scusate tanto. Questo è il telefono più stupido che ci possa essere, con tutte queste tecnologie moderne, però io non riesco a spegnerlo. Sto cercando, ma finalmente ci sono riuscito. Dunque, quindi io sono contento, sono sereno. Io ho vissuto varie... Ho già vissuto una presidenza per 7 anni, perché nessuno mi poteva scalzare e non si poteva ridurre quella presidenza, perché se no forse l'avrei ridotta un po'. Ho vissuto anche in un'altra corte, che mi è rimasta nel cuore e che aveva molte analogie con questa. Allora lo spartito era il trattato istitutivo della Comunità Europea. Qui lo spartito è la Costituzione. A tutte e due questi spartiti io ho dedicato la mia attenzione, il mio affetto, il mio tempo, sottraendolo, e di questo me ne scuso, me ne sono già scusato altre volte, alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei 3 figli. A questa Costituzione ho dedicato molta attenzione, anche perché era uno strumento, non dico sconosciuto, ma che comunque come professore non avevo coltivato troppo, se non per una parte dei miei studi. E l'ho amata molto questa, ho amato molto questo spartito. È una Costituzione molto importante per il nostro Paese, nata in un momento, all'alba di un momento tragico, e con la sinergia di forze diverse, e questa sinergia forse dovrebbe essere un modello anche per i successori e anche per quelli che attualmente hanno messo mano il pensiero e l'attenzione a qualche modifica di questa nostra Costituzione. Qualcuno di voi naturalmente si è chiesto che cos'è questa presidenza così breve. Per me la presidenza della Corte Costituzionale è una funzione di coordinamento, stavo per dire di mero coordinamento, e che la formula primus inter pares non debba essere una formula vuota. E quindi per me, che ho nel rispetto delle regole forse la forza che più mi attrae, è quella del rispetto di questa collegialità, e se devo fare un passo lo faccio indietro rispetto ai miei colleghi. E quindi per me il problema non esisteva e non esiste. Oltretutto, chi ci sta poco può fare pochi danni, e questo già mi consola molto, perché il problema, il pensiero di sbagliare
non dico che non mi fa dormire la notte, ma in alcuni casi è successo. Questo riguarda soprattutto delle cause dove io avevo un maggiore onere, non una maggiore responsabilità, ma un maggiore onere di studio, di valutazione, di approfondimento. Io spesso non ho dormito la notte, e spesso erano cause tecnicamente non esposte a grandi valutazioni mediatiche o cose del genere, quelle mi facevano dormire. Quelle che non mi facevano dormire sono le cause che hanno a che fare con la nostra coscienza, con la bioetica, con quelle sì, quelle sono difficili, molto difficili. Per il resto ho cercato di difendere molto l'Europa e il diritto dell'Europa. Questo ho considerato fosse il mio compito in questa Corte. Quando fui chiamato improvvisamente, io stavo facendo i cartoni per tornare a casa mia. Quando fui chiamato capii che il mio compito era soprattutto quello e ho cercato di farlo al giusto, non dico al meglio perché il meglio non è di questa terra, ma ho cercato di farlo al giusto. Ecco, questo vi volevo dire, io ringrazio molto innanzitutto voi, quelli, i miei colleghi, il personale tutto, al quale va tutta la mia attenzione e il mio affetto, purtroppo per poco tempo, però cercherò, ripeto ancora una volta, di non fare troppi guai. E quindi adesso sono a disposizione vostra, se avete delle domande da fare, discrete e indiscrete. Il problema non è la domanda indiscreta, il problema è la risposta. Come? Certamente. Presidente Rotondo del TG2, ovviamente le chiedevamo una disamina di quello che sta avvenendo in questi giorni al Senato con le riforme istituzionali. Le modifiche alla Costituzione che si stanno immaginando, pensando, dal suo punto di vista? Mi fermo qui, sospendo. A lei, grazie. Ma io gliel'ho detto, io considero la nostra una bellissima Costituzione, come tutto è perfettibile. Avrei qualche esitazione sulla prima parte, ecco, ma sulla seconda certamente si può perfezionare, c'è tutto, c'è poco di immodificabile. E quindi la riflessione che è stata fatta e il procedimento di riforma costituzionale in atto va visto con attenzione, anche con l'augurio che possa sfociare in un esito positivo nel senso di un miglioramento dell'assetto costituzionale. Certamente, per esempio, la perfetta sintonia fra Senato e Camera era oggetto di molte perplessità, di molte esitazioni, anche sul piano proprio della vita del Parlamento. Quindi sono riflessioni e la procedura in atto certamente va seguita con interesse e anche con approvazione. Certo, gli estremismi, le cose che poi ci sono sempre state, io ricordo dei dibattiti in Parlamento che erano abbastanza infuocati, diciamo, fanno parte un po' della vita parlamentare, ci sono dei momenti di serenità palpabile, altri momenti in cui la dialettica è un po' più accesa, più vivace, ma non drammatizzerei, ecco. E quanto al tempo, ci sono delle riforme che forse hanno bisogno di una sedimentazione e andare troppo veloci forse per certe cose va benissimo, c'è dubbio, per altre forse
è meglio che si lasci a una riflessione maggiore, purché naturalmente non sia strumentale soltanto per impedire e ostacolare il cammino verso un migliore assetto del nostro sistema. Ecco. Ma mica siete tutti giornalisti, per carità. Tutti. Mamma mia. Presidente, se mi permette, stavo parlando anche con il collega e con gli altri colleghi, restiamo su questo argomento, ad esempio sull'elettività del Senato, su questo c'è stata molta discussione, nel pieno rispetto del suo ruolo naturalmente. Qual è la sua valutazione? Ma più che la mia valutazione, c'è una sentenza recente della Corte Costituzionale che ha toccato anche l'argomento della elezione, indirettamente naturalmente, perché lì c'erano altri temi da affrontare. Ma senta, che le voglio dire, è una scelta che è del Parlamento. Il Parlamento è la sovranità fatta persone, quindi tutto sommato bisogna avere anche un po' di rispetto per il Parlamento. La Corte l'ha sempre avuto e ha sempre pensato che ci sono delle cose che è bene che le faccia il Parlamento. Alcune volte le troppe esitazioni, qualche ritardo, perché no, perché tacerlo, del Parlamento ci ha costretti ad intervenire anche malvolentieri, diciamo. Però su questo che lei mi ha chiesto, su questo argomento, evidentemente il Parlamento ha una scelta così ampia. Rispetto alla, ripeto, la correzione della perfetta sinergia tra le funzioni della Camera e del Senato era un argomento molto discusso, ormai forse era giunta a maturazione la fine di quella perfetta sinergia. Poi il come, le modalità, naturalmente il Parlamento è libero di dire. Anche per esempio va sottolineata con attenzione e con interesse la partecipazione a questo disegno delle autonomie locali, che pure avevano una voce, ma in questo modo si avrebbero una voce anche più sonante. Ecco. Io, la regia mi dice di ricordare, e mi scuso di non averlo fatto prima, accanto a me c'è il nuovo vicepresidente della Corte, che è il giudice Napolitano. Presidente, sono Eva Bosco dell'ANSA, buongiorno. Volevo chiederle, buongiorno, questo: in questi giorni, ormai da un mese e mezzo, sono in corso le votazioni del Parlamento in seduta comune per due membri della Corte e gli 8 membri laici del CSM e non si è ancora raggiunto nessun tipo di accordo. Secondo lei non sarebbe meglio che ci fossero, peraltro a parte i rumors, non è che ci sono delle candidature trasparenti, sarebbe meglio secondo lei che invece questa procedura fosse un attimo rivista e ci fossero delle candidature trasparenti e chiare per cui si sa chi corre per questo ruolo? Grazie. Non ci eravamo messi d'accordo, lei mi sta facendo un assist, soprattutto sull'elezione, non sulle candidature. Ne approfitto per dire che il Parlamento farebbe bene a farle a più presto queste nomine, perché queste attese ormai purtroppo diventate tradizionali non fanno bene né al Parlamento né alla Corte Costituzionale, che non è un organo secondario e quindi è un organo che ha bisogno di operare nella pienezza. E certamente, tra l'altro, io non sono scaramantico, però a 13 pure non è una piacevolezza, diciamo, della vicenda costituzionale. Quindi il Parlamento farebbe bene a fare molto presto le due nomine che deve fare. Quanto alle candidature, questo
è un problema del Parlamento, la Corte non può, evidentemente, salvi i requisiti, naturalmente non può entrare in questa cosa e se lei mi permette non posso entrare io in una situazione del genere. La trasparenza delle candidature è un fatto loro, ma io credo che voi giornalisti sapete che cos'è la trasparenza e quindi vi divertite anche a fare delle ipotesi che sono smentite, non sono smentite, ma insomma fa parte anche del vostro lavoro questo. Buongiorno Presidente, sono Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. Volevo chiederle questo, noi abbiamo appena saputo che lei è stato eletto con 7 voti contro 6, quindi diciamo una divisione netta. E poi sappiamo che, come lei ha accennato pure prima, durerà in carica pochi mesi, mi pare di aver capito che potrà presiedere una udienza dopo le vacanze, diciamo. Un suo collega si era, per questi e altri motivi, tirato fuori dalla possibilità. Lei invece non lo ritiene. Volevo chiederle se questa divisione, questa breve durata, a parte le considerazioni che ha fatto prima sulla collegialità, al primus inter pares, non la fa sentire, non dico un presidente a mezzo servizio, perché ovviamente non lo è, però insomma che non metta un po' in difficoltà la credibilità dell'istituzione oppure la sua avanza, proprio che invece lei ha ricordato pochi istanti fa. Ma insomma la domanda non mi mette in imbarazzo, neppure la risposta per la verità. Io sono neutro rispetto al problema della breve o lunga durata del mandato. La norma è chiara, dice che il termine di 3 anni va bene fino a che non scade il mandato di giudice, quindi il mandato di giudice può scadere dopo 1 anno, dopo 1 mese, dopo 6 mesi e quindi cade anche la presidenza. Questa è la norma che è di una chiarezza quasi sconcertante, è stata modificata proprio per questo. Certo, ci sono grandi giornalisti e grandi giuristi che l'hanno interpretata in maniera diversa, ma quella è una norma che non si interpreta neppure perché è talmente chiara. Io, ripeto, sono neutro rispetto a questo problema, anche perché, gliel'ho detto, il Presidente è un mero coordinatore e basta. Prima di ho fatto il giro dei colleghi per sapere loro che cosa ne pensavano, quando ho visto che c'erano dei consensi sulla mia persona, io mi sono sentito di porre la mia candidatura. Io l'ho fatto questa verifica, se altri l'hanno fatta con esito diverso evidentemente non lo so, non ci voglio entrare in questa cosa. Rispetto naturalmente chi fa della brevità un elemento determinante ai fini della propria di chiedere di partecipare alla competizione della presidenza. Non so che altro bisogna dire, io in questi non mi sento certamente un mezzo presidente, io sono molto modesto, ho sempre pensato di essere un operaio del diritto, non un grande giurista, però certo sono andato a vedere anche i precedenti. I nomi che ho visto mi hanno spaventato, da Vassalli a Conso all'ultimo Gianmaria Flick, quindi sono in buona compagnia, non sono il primo né quello più breve di tutti. Quindi se io penso che più della metà dei presidenti hanno avuto una presidenza inferiore all'anno, francamente non mi ha scandalizzato, ecco, come può avere scandalizzato altre persone. Quindi tutto sommato mi sento assolutamente a mio agio.
rispetto l'esito della votazione. La votazione ha dato questo risultato. Io ringrazio molto, ripeto, quelli che mi hanno votato, ma anche quelli che non mi hanno votato, non ho difficoltà a dirlo. Poi, insomma, adesso forse è un momento anche molto particolare, però, insomma, anche da questo punto di vista è particolare più per chi vede dall'esterno. All'interno noi abbiamo un lavoro collegiale che va continua senza grandi scossoni, se non quegli scossoni che derivano dall'impegno, perché ci sono ovviamente delle cause che sono più impegnative di altre. Io per esempio sono 2 mesi che sto lavorando su una causa e lavorerò tutto il mese di agosto. Certamente la Presidenza non mi distrae dal lavoro. In questo senso non la vivo come un fatto eccezionale. Per me il fatto eccezionale è una questione giuridica, una causa che mi impegna moltissimo e che mi interessa anche moltissimo approfondire. Il resto poi... la fantasia, lasciamola esercitare la fantasia negli altri, nei media, nella comunità costituzionale. Buonasera Presidente, intanto complimenti, sono Di Fonso di Sky TG24. Insisto sulla riforma costituzionale di cui si sta discutendo in Parlamento e la abbino a un'altra legge di cui ci si sta occupando in Parlamento, che è la legge elettorale. Arrivano delle critiche alla possibilità che abbinando le due riforme ci sia un indebolimento in tema di garanzie all'interno del sistema istituzionale, anche per il procedimento poi alla fine di elezione anche dei membri della Corte, cioè ci sarebbe un Parlamento con una composizione, un sistema di elezione tale che potrebbe consentire alle maggioranze più facilmente di incidere anche sulla composizione della Corte. Le chiedo se lei condivide questa preoccupazione e più in generale, visto che non ha problemi, mi sembra, a dire la sua con... relativa libertà, e cosa ne pensa del lavoro che si sta facendo sulla riforma elettorale alla luce anche della sentenza che la stessa Corte ha emanato qualche mese fa. Grazie. Ma io che le voglio dire, la sentenza tra l'altro è una sentenza che conosco in modo particolare, ma insomma queste sono scelte che fa il Parlamento. Noi siamo intervenuti dopo parecchia sedimentazione, una riflessione che era stata fatta per alcuni anni e che era sfociata in alcuni, chiamiamoli, avvertimenti, moniti, eccetera, degli aspetti critici della legge elettorale, e quindi poi alla fine siamo arrivati a fare un'operazione chirurgica sostanzialmente, seguendo l'invito e i quesiti che ci aveva posti la Corte di Cassazione. Lì, insomma, dal punto di vista della scelta del sistema elettorale, ci sono alcune cose che possono costituire delle indicazioni, per esempio il bilanciamento tra la governabilità e la rappresentatività o rappresentanza. Lì è certamente un punto nodale di quella sentenza. Però ecco, sono tanti i modelli che rispondono tutti all'esigenza di democraticità, di rappresentanza appunto, e nello stesso tempo danno una garanzia di governabilità efficiente, che effettivamente il Parlamento può scegliere.
da questo punto di vista mi pare che il fatto che sia rotta la sintonia tra Camera e Senato non può non incidere, insomma, perché non incide, secondo me, su questi aspetti, che sono gli aspetti fondamentali di un sistema democratico. Poi. Quindi, tutto sommato, io, tra l'altro, non è che si capisce tanto bene adesso che siamo ancora in una fase di riflessione, di negoziato, se vuole, approfondimento dei vari modelli e delle varie ipotesi politiche, tecniche e così via. Quindi io non so nemmeno a quale modello posso guardare in questo momento. Quindi tutto sommato la scelta è talmente aperta che, insomma, criticità le possiamo trovare dappertutto, come anche degli elementi positivi li possiamo trovare dappertutto. Ci sono i pro e i contro di tutti i modelli. L'importante anche qui è che al più presto si faccia questa riforma del nostro assetto, che porti a un risultato soddisfacente almeno per la maggior parte della nostra comunità sociale. Presidente, buongiorno, sono Milella di Repubblica. Ritorno un attimo sulla questione della presidenza breve per chiederle questo, visto anche l'esito della votazione. Vi siete posti il problema dell'impatto che una presidenza di questo genere può avere sull'opinione pubblica, sul fatto che, anche se appunto lei dice che svolge un ruolo di coordinatore, quindi con una conseguenzialità rispetto a chi è venuto prima di lei e a chi poi la seguirà, siamo in tempi nei quali c'è grande attenzione anche agli sprechi, anche diciamo, a cose di cui si potrebbe fare a meno. Quindi le chiedo se appunto questo è stato un argomento che avete dibattuto, il timore che la Corte per questa ragione possa essere in qualche modo criticata dai tanti detrattori che la Corte ha. E poi soprattutto, lei me lo può dire, che cosa, cioè come mai questa così votazione di stretta misura, qual è stato l'elemento determinante che ha portato ad eleggerla con una misura di questo tipo? Guardi, io adesso non ho studiato a fondo questa cosa, ma ho l'impressione che è un tipo di votazione che costituisce l'ipotesi prevalente nelle elezioni del Presidente. Qui del resto abbiamo anche un ex Presidente che mi può confermare questa... Io che le voglio dire? Non lo so, io ho grande rispetto per le scelte dei miei colleghi. Se ci sono 7 persone che hanno votato per me e 6 che non hanno votato, avranno avuto le loro buone ragioni. Quindi bisogna rispettare le scelte. La brevità, quello che le posso dire con grande sicurezza e grande serenità è che una presidenza breve non costa allo Stato una lira, scusate, io ho i capelli bianchi e parlo ancora di lire, una lira in più rispetto a una presidenza lunga. Anzi, adesso ci vogliamo ridere sopra, la presidenza lunga comporta più quella triennale, biennale, eccetera, eccetera, comporta anche una pensione maggiore. La pensione di un presidente poveretto breve non comporta una lira in più rispetto alla pensione, che pure è una buona pensione, di cui godrebbe un giudice semplice. Il fatto della pensione, delle 4 segretarie, delle 5 automobili, eccetera, eccetera, è una invenzione che va smentita, l'abbiamo smentita tante volte. Adesso io mi sono anche stancato.
di smentire questa cosa, perché più di smentirla noi che possiamo fare? Quindi anche ultimamente è stata fatta una smentita proprio ufficiale con tutti i crismi a tutte le autorità eccetera eccetera, e che vogliamo fare? Stiamo ancora a pensare che il presidente breve non deve essere breve, perché sennò ha una pensione di platino invece che d'oro? Non è così. Gli ex presidenti, gli ex giudici hanno naturalmente una loro pensione, e per un anno credo che hanno la macchina, e poi c'è una segretaria che per tutti gli ex, non hanno una stanza certamente, perché qua in questo palazzo la funzionalità è sconosciuta e quindi non c'è una stanza per ogni ex. E quindi andiamo ai giardinetti forse, a giocare con i nipotini, che è una cosa molto salubre. Quindi voglio dire, da questo punto di vista, io mi meraviglio che giornali seri, giornalisti seri, parlino ancora di queste cose che sono assolutamente lontane dalla realtà, ecco. Presidente, buongiorno, Silvia Barocci, Il Messaggero. Vorrei ritornare sulla questione delle modifiche costituzionali. Lei ha detto che la nostra è una bellissima Costituzione, ma tutto è perfettibile. E avrebbe qualche esitazione sulle modifiche relative alla prima parte. Mi può dire con precisione che cosa la rende più perplessa? Ma voi avete tanti suggeritori, il Parlamento ha tanti suggeritori, consiglieri, capi degli uffici tecnici, consiglieri di Stato, eccetera. Vi rivolgete a un umile operaio del diritto quale sono io, basta che non mi toccano la grande apertura, grande conquista del nostro ordinamento alla vita di relazione internazionale, che è stata uno dei grandi passaggi della nostra Costituzione in quell'alba tragica del dopoguerra. Quindi voglio dire, la prima parte, io prima l'ho detto, sulla prima parte facciamo molta più attenzione che non sulla seconda, ecco, mettiamola così. Ci sono delle cose che non si possono modificare. La Corte Costituzionale, per esempio, ha più volte detto che l'articolo 24 non si può toccare, il diritto al giudice. Quindi, voglio dire, ci sono delle cose che stanno non solo bene, ma bisogna stare attenti a modificarle. E quanto al resto, non mi faccio entrare nel merito delle modifiche costituzionali, perché per quanto possa essere io un modesto operaio del diritto, è comunque un presidente della Corte Costituzionale che si mette a suggerire questa o quell'altra riforma, e quindi, se permette, vorrei evitare di fare questa figura. Ci sono altre domande? In questo caso... Vi pregherei, ecco, siccome dalle mie parti, che non è Pordenone, si dice che la zuppa si è cotta, e io ancora non l'ho vista, un bel piatto di pasta che di solito accompagna perlomeno il mio pranzo di sera, ma forse anche quello della mattina. Io vi saluto, vi ringrazio molto della cordialità, dell'affetto, e arrivederci, buone vacanze e speriamo bene. Non vi posso dire quello che dice quel cardinale di mia conoscenza, che dice sempre a Maronna va a compagna, però insomma l'ho pensato, ecco.